Era la mia prima diffida, un ragazzo di 20 anni che deve rimborsare 100.000 euro, capisci che non sono noccioline. Ti ricordi che ho conosciuto a Dubai Winnie the Pooh, il dio delle cripto, e ho perso 60.000 euro? No? Allora recupera il video nelle schede perché questa è la seconda parte di quel video. Se invece ti ricordi, bene, iniziamo. Winnie the Pooh mi ha chiesto un risarcimento danni di 100.000 euro. Ma come? Non era lui il truffatore? Già. Facciamo un salto indietro. Ero a Dubai con Winnie the Pooh, settimana nel lusso, alcol a fiumi, ancora bevevo a quell'epoca e smettere di bere è stata una delle scelte migliori della mia vita e se ancora bevi alcol ti consiglio vivamente di smettere. Era l'ultimo giorno a Dubai con tale soggetto ed eravamo in una spiaggia bellissima, privata, con piscina, una delle più fighe di Dubai e avevamo bevuto un sacco di alcol, mangiato un sacco di sushi, tantissime cose fighe e arriva il momento tanto acclamato, escono i contratti da firmare. Una clausola del contratto per tutti i presenti era che per i prossimi o successivi 2 anni non si potevano vendere corsi cripto se non del tale soggetto Winnie the Pooh e bisognava promuovere solo le attività di tale soggetto. Andando un po' avanti con la storia, cosa succede? Che capisco che tale soggetto era un truffatore, quindi passano settimane, mesi e mi allontano il più possibile. Continua a passare il tempo, un mese, 2 mesi, 1 anno e io faccio il mio primo corso cripto, che quest'anno infatti ho lanciato Crypto Trader, Crypto Investor, la Michael Pino Academy. E su Instagram avevo detto di aver fatto al giorno del lancio praticamente 1000 studenti. Super soddisfatto di questo risultato. Passa il tempo, i corsi vanno avanti, la vita va avanti e mi ritrovo un giorno in aeroporto con una mail con scritto diffida, risarcimento danni 100.000 euro. E questa diffida arrivava tramite avvocato per conto di Winnie the Pooh. E io pensavo fosse morto questo Winnie the Pooh perché era sparito dai social media, tutti avevano capito che era un truffatore e quindi quando ho visto questa cosa ho detto è ancora vivo. E aveva anche la faccia tosta di chiedermi dei soldi, quindi ho detto è proprio disperato. Io appena vedo questa cosa ovviamente ci rimango un attimo, vedo salire un po' di agitazione dentro di me anche perché a 20 anni vedere una diffida e un risarcimento di 100.000 euro capisci che non è cosa da poco, non sono noccioline. Avevo un volo da affrontare, stavo andando effettivamente a Dubai e non sapevo se questo Winnie the Pooh era a Dubai, ma avevo un po' di rabbia dentro nei confronti di questo Winnie the Pooh che ho detto chissà che me lo trovo in aeroporto. Ovviamente dovevo affrontare un volo, durava parecchie ore, quindi avevo tutto il tempo per riflettere e stavo anche pensando poi di prendermi un avvocato per difendermi e alla fine non ho dovuto prendere un avvocato, ma ci arriviamo tra poco. Inizio a fare ricerche online su come comportarmi in una situazione del genere e leggendo tutta questa diffida capivo che c'erano scritte un sacco di cavolate. Infatti leggevo che io avevo venduto X corsi a X prezzo ed era diverso il prezzo a cui li vendevo. E quindi già stavo dicendo, ma scusa, un avvocato serio non fa 2 ricerche oppure scrive cose a caso? Infatti mi stavo chiedendo, ma è competente questa persona? Vabbè, torniamo a noi. Leggo varie inesattezze su questa diffida, le comunico al loro avvocato. Però comunque mi dice che ho infranto delle leggi del contratto e mi viene scritto questo IBAN e di fare un bonifico lì, altrimenti peggiorerà la situazione. E una cosa che mi faceva molto ridere, ma tirar fuori quasi una rabbia, un fuoco dentro, è che c'era scritto che io avevo studiato da questo Winnie the Pooh, tutte le cose che dicevo nei miei corsi erano prese o copiate da Winnie the Pooh e sappiamo entrambi, ciao Winnie the Pooh, so che mi stai guardando, che non sai niente, che non mi hai mai insegnato niente, che non ho mai preso nessun tuo corso, mai guardato per fortuna e mi dispiace per le persone che li hanno seguiti e quindi che cosa dovevo dire? Anche perché poi nei miei corsi si parla principalmente di trading e non penso che tu abbia competenze tali per fare analisi tecnica o altro. Naturalmente scrivo anche questo all'avvocato, però vogliono comunque i soldi. Continuo a passare il tempo e dico altro da fare sicuramente che stare dietro a queste mail con questo avvocato e Winnie the Pooh. Vado a leggere un po' online, a cercare avvocati, però trovo su dei siti che cosa fare in situazioni di contratti infranti per NDA o altro e vedo che posso autodifendermi. Vado a citare le cose delle leggi nelle mail, mi autodifendo e dico appunto anche al suo avvocato che non volevo più avere a che fare con questo truffatore. Da lì non ho più avuto risposta, anche perché magari si è fatto 2 domande e ha detto è un truffatore? Magari ha cercato informazioni e se cercate sul web trovate, scrivete Winnie the Pooh su Reddit, escono cose di persone che hanno provato in prima persona la situazione con questo soggetto. E la cosa che mi ha reso quasi orgoglioso è stato che sono riuscito a difendermi da solo, gratuitamente. Ok, ci ho perso un po' di tempo dietro perché dovevo cercare online risorse, però mi ha fatto un po' ridere questa situazione. E adesso voglio mandare un messaggio a Winnie the Pooh, perché so che mi stai guardando, magari ti stai facendo anche 2 belle risate, però voglio parlare con te o con chiunque ti segua, perché c'è qualcuno ancora che ti segue ma capirà che personaggio sei e smetterà di seguirti lasciandoti più solo di quanto già sei. Entrambi sappiamo che hai bisogno di aiuto, non sei in una forma fisica perfetta, anzi tutt'altro, hai truffato delle persone. Pensa se queste persone hanno dato a te i risparmi della loro vita o li hanno investiti con te e hanno
hanno perso tutto e pensa se magari qualcuno si è ammazzato. Ti fa comunque star bene? Se la risposta è sì, mi dispiace molto. E poi non hai un po' la coscienza sporca, sapendo che ti devi nascondere, perché ci sono tante persone che se esci di casa ti vorrebbero picchiare, se non peggio? Quindi se sei in Italia, magari sei nascosto in una casetta e hai paura di uscire. Se sei dall'altra parte del mondo, magari in Thailandia o paesi simili, magari stai facendo anche la bella vita, però avere qualche milione non fa di te una bella persona, un idolo o libero. Devi sempre avere un po' di paura, non sai mai che c'è qualcuno che ti cerca, che ti vuole picchiare o altre cose. È un po' brutto avere questa coscienza o vivere con questo peso. Magari puoi sistemare quello che hai fatto, sicuramente non è facile. Puoi sicuramente ridare i soldi a chi hai truffato, io non ti sto chiedendo indietro nulla, puoi darli sicuramente a tutte le altre persone che poverine hanno perso tutti i loro risparmi. Io fortunatamente ho un lavoro, guadagno e quindi ok, ho rifatto i miei soldi. Sappiamo entrambi che non sei un ragazzino, sei abbastanza grande e non ti si può definire uomo, non ti si può definire persona matura, quindi forse è meglio svegliarsi un po' fuori. Magari sei circondato di puttane e pensi di star facendo la miglior vita del mondo, ma sai che non lo è tutta finzione e queste persone, se sono vicine a te, è solo per i soldi che hai rubato. Io personalmente, come tantissime altre persone, voglio vivere sapendo di avere la coscienza pulita e se esco di casa e qualcuno mi riconosce e mi dice grande, ti stimo, non che magari mi viene a prendere a botte o altro, peggio veramente. Quando ti ho conosciuto, credevo in te, anche altri amici credevano in te, ti hanno conosciuto, si sono fidati, hai manipolato molte persone, hai truffato altrettante persone. Io personalmente mi sono aperto con te, ti ho parlato della mia famiglia, delle mie relazioni, dei sogni che avevo, di cosa volevo sistemare che non andava nella mia vita. E mi fa pena un po' sapere che sei tutto finto, una falsità, nulla, anche perché sei solo e lo sai benissimo. Ti ho già detto, magari c'è ancora qualche gatto che ti sta seguendo, pensando, credendo nelle tue magiche fantasmagoriche abilità che non esistono. E quindi appena si accorgeranno di questo, ti lasceranno, basta, cioè hai già... Non c'è altro che arriverà. Io ho imparato tanto da questa faccenda e ho rischiato più di quello che potevo rischiare, quindi per chiunque mi stia ascoltando, non rischiare mai più di quanto puoi rischiare di perdere. Io ho sempre detto rischio tutto perché non ho nulla da perdere e mi è andata bene, però ho comunque perso una grande quantità di soldi. Però ci sono persone che non possono rischiare tutto, magari hanno una famiglia, hanno delle bollette, hanno tante spese, hanno dei figli. Piuttosto ricevi un rendimento minore se vuoi investire i tuoi soldi, ma fai un passo alla volta e non fidarti di nessuno. In questo mondo ho imparato anche che nel mondo del business quasi tutti sono lì a pensare a se stessi, è una guerra e tutti pensano solo ai propri interessi. Infatti ho iniziato a fare diversi video per aiutare le persone e aiutare anche me stesso, che non mi importa se non mi portano soldi, non mi importa guadagnarci, mi importa aiutare e svegliare fuori dalle persone, realizzarle, perché reputo molto più importante avere una salute mentale che ti faccia star bene, che ti faccia avere successo magari nel lungo termine, piuttosto che prendere gli spiccioli un po' qua e là. Il mese prossimo ti racconto una storia più bella o magari un'altra disgrazia, fammi sapere nei commenti quello che preferisci, ma sicuramente chiudiamo il capitolo con questo Winnie the Pooh, che gli abbiamo già dato troppa importanza. Grazie per essere arrivati fino qui, ciao belli, ci vediamo alla prossima, ciao!